Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. È tutto pronto. E siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Un saluto a te, Fabio, e a tutti i tifosi, sperando di assistere ad un grande incontro. Ecco le formazioni delle due squadre. Si fa sul serio, si parte. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Santana. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Palla larga in profondità. Si libera la grande. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Pallone in aria. Riesce ad intercettare. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Evidentemente non trova giusto il cartellino, ma dovrà controllare la sua reazione e misurare anche le parole. In questi casi è facile lasciarsi trasportare. Passaggio sulla destra. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Paloschi cerca di contrastare la pressione dell'avversario. Occhio, può andare. Prosegue nella sua corsa. Santana! E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Lungo passaggio in avanti. Paloschi. Prova il filtrante. Palla intercettata. Ottimo il suo senso della posizione. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Prova il tiro al volo. Idea buona, precisione no. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. C'è la palla lunga, in avanti. Felipe. Paloschi. Ancora fuori dall'area. Cerca spazio. Passaggio, ci prova.
La palla supera la linea di porta e segnano il primo gol dell'incontro. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. A tu per tu con il portiere, è riuscito a beffarlo con una facilità disarmante. E il risultato si sblocca, 1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Lancio lungo del portiere. Santana. Se avesse guardato a destra avrebbe visto e servito il compagno smarcato, anziché scegliere la soluzione individuale. Santana! Perfetta la parata. Sicuramente non una parata semplice. E il primo tempo finisce qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Il Brindisi ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Cassano. Santana mette il turbo. Allarga sulla fascia. Ha spazio sulla fascia. La mette in mezzo. Pericolo. Palla in avanti verso il compagno. Paloschi ci mette il fisico e conquista il pallone. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, se attaccano troppo la palla e si fanno superare, gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Lazzari prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Paloschi se ne va. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Lazzari prova a prolungare. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. E c'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. Il Brindisi decide per una doppia sostituzione. Due cambi drastici, Fabio, ma evidentemente l'allenatore lo riteneva necessario. Fangioni, che l'allenatore ha schierato come titolare nell'ultima partita. Yasmin Kurtic, di forza. Salamon. Felipe. Costa. Qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Preferisce l'approccio diplomatico. Il cartellino rimane nel taschino. Decidono di giocarla all'indietro. Bella rete di passaggi. Vince il duello fisico. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Cerca un compagno.
allontana la palla. Paloschi prova la giocata nello spazio. Può andare, c'è spazio per calciare. Fallo, calcio di punizione. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Niente da dire, poteva essere ammonito anche prima. Il Brindisi ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Occhio alla conclusione. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. E l'arbitro dice che può bastare. E questa è stata una prova davvero poco convincente. La squadra ha deluso da diversi punti di vista, soprattutto troppi errori. Che partita si è giocata oggi, Luca? Secondo me la squadra ha dato il massimo e i giocatori hanno onorato la maglia che indossano. Pare che la società intenda buttarsi sul mercato. Se faranno le mosse giuste, Fabio, la prossima stagione saranno ancora più competitivi. Lo stadio si svuota e Luca, ce ne possiamo andare anche noi. Grazie mille a Luca Marchegiani, un saluto a tutti, alle prossime occasioni con il Grande Calcio.